scusatemi, devo collegarmi anche con Luca Casarini, lo vedo già collegato con noi, è collegato via Skype perché si trova su una nave, la nave della Mediterranea Saving Humans. Salve Casarini, è sulla nave della ONG che di cui lei è attivista, uno degli attivisti principali? Sì, sì, sono qui a bordo della Mare Ionio che è ormeggiata, alicata, perché è sotto sequestro per il fatto del caso Salvini. Sì, è sotto sequestro, è affiancata alla Sea-Watch qui a Alicata. Quindi diciamo che l'effetto del decreto sicurezza di Salvini, che ha fatto sì che questa nave fosse sotto sequestro, continua a essere del tutto in vigore, non è cambiato nulla, no, con l'arrivo del nuovo governo. La nave è sotto sequestro e ci rimarrà ancora per un po'. Sì, non è cambiato nulla, perché non è che qualcuno ha messo mano ancora a questi decreti, uno. E due, noi stiamo sotto sequestro perché abbiamo operato un salvataggio di 98 persone l'ultima volta, di cui 22 bambini, e dopo ogni salvataggio, noi operiamo nel Mediterraneo centrale dal 3 ottobre scorso, dopo ogni salvataggio c'è stato sempre un sequestro, sempre. Scusi Casarini, ma lei pensa che il nuovo governo cambierà atteggiamento nei confronti dell'ONG? Si aspetta questo? Ma guardi, io lo spero, ma voglio vedere i fatti. Il tema qui sono i fatti. Il fatto è che nel Mediterraneo centrale si continua a morire, che in Libia ci sono violenze indicibili. Oggi c'è la notizia dell'ONU che ieri la Guardia Costiera Libica ha ucciso un ragazzo sudanese che era allora, stato... Allora, si fermi un attimo, Casarini, perché le do un'indicazione sul futuro, forse interessante per lei. Oggi è arrivata una lettera, come sapete, di Luigi Di Maio sul blog delle Stelle, prima che si aprisse la votazione su Rousseau sul tema Umbria. Però è una lettera molto interessante perché tocca tanti temi, e un tema riguarda l'immigrazione. Lui dice: mentre facciamo questo, che sono le cose che vuol fare con il PD, c'è sempre la questione immigrazione, perché non voglio che questo governo inizi a minimizzare una situazione così complessa. Abbiamo intrapreso una strada che sta dando risultati e vogliamo proseguire. Questo mi pare un chiaro accenno al fatto che per lui quello che è stato fatto con Salvini nel precedente governo non è assolutamente